Ok. Allora, di cosa voglio parlare? Ho appena letto un commento sul giornale. Il giornale sapete che rappresenta la destra di Berlusconi, e cui parlava, no, del fatto che contestava i fatti di Genova nei confronti del Movimento 5 Stelle. Diciamo delle elezioni, perché non riuscivano a capire, no, del perché il Movimento 5 Stelle, cioè perché, cioè, che praticamente si indicava che il Movimento 5 Stelle è in contraddizione per il fatto che si parla tanto di democrazia, poi è stato scelto, no? Ma abbiamo già discusso questa cosa qua, no? Del fatto della Casimatis, che è stata. Che dice che era stata eletta, cioè era stata scelta dai grillini e poi dopo levata così da Peppe Grillo, senza capirne il perché. E ora vi spiego, l'avevo già spiegato, però io veramente, cioè, ma spero che sia l'ultima volta. Io non lo dico a voi che mi seguite, lo dico. Se per caso ve lo dovessero chiedere, almeno che lo si capisca. Però prima di spiegarvi il Movimento 5 Stelle, è bene che vi spiego gli altri partiti. Se parliamo del PD, allora il PD è, al suo interno ci sono tre sezioni, no? Tre fazioni. CEL, che rappresenta i comunisti, i trans, i diseredati, i più che altro i sindacalisti e quant'altro, cioè sono tutti messi in cell. Nel PD altrettanto, però il PD, cioè, oltre a cell, prende anche l'articolo 1 e poi c'è la vecchia Democrazia Cristiana. Qual è il loro metodo come dire, di discorsi? Loro hanno un portavoce che è il segretario del partito, quindi demandano tutto al segretario. Loro hanno un segretario, il presidente, poi hanno, però quello che parla, cioè colui che è il portavoce assoluto nei confronti del partito, è il segretario. Quindi per il PD, in questo caso, il segretario è Renzi. Per il partito di Berlusconi, loro hanno il capo, quindi nel centro-destra, loro hanno un presidente, che in questo caso è Berlusconi, e quindi è il portavoce, cioè colui delegato a parlare per conto del Popolo della Libertà o di Forza Italia, come volete metterlo, adesso oggi è Forza Italia. È Berlusconi, quindi Berlusconi è colui che paga e tutti stanno sotto di lui. Esiste nel Popolo della Libertà, cioè nel partito di Berlusconi, una sorta di, come a livello aziendale, no? Il titolare e poi gli altri sono tutti i galoppini. Fratelli d'Italia esiste solo il capo, cioè Giorgia Meloni. Nei Fratelli d'Italia, essendo una derivazione del fascismo, comunque della Repubblica di Salò, che poi si è divisa in frantumata in tante parti, comunque esiste una scala gerarchica per cui chi viene delegato a parlare sono soltanto in due: Giorgia Meloni e l'avvocato, che non mi ricordo come. Che non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque avete capito chi è. Nella Lega Nord, stesso discorso dell'PD, segretario, che in questo caso è Salvini, a cui vengono date tutte le deleghe per parlare. Quindi, questi sono i quattro, non andiamo a cercare poi i piccolini e quant'altro. Quindi, questi sono i quattro. Ora parliamo del Movimento 5 Stelle. Nel Movimento 5 Stelle non esiste un segretario, non esiste un presidente. Non esiste niente. Esiste un programma per cui
tutti coloro che parlano per conto del Movimento 5 Stelle, ovviamente ci si mette d'accordo, quindi ci sono nel Senato, ci saranno due o tre che sono delegati a parlare per conto del Movimento. E nella Camera altrettanto, ce ne sono 3 o 4 che sono i vari Fico, Di Battista, Di Maio e poi c'è l'altra. Ce ne sono, mi sembra, 5 o 6, no? Che fanno da portavoce. Perché comunque, ma loro quando parlano, parlano non personalmente dando la propria opinione, ma parlano per conto, cioè seguendo un programma e seguendo l'idea di quello che il movimento ha deciso in quel momento di dire. Non so se mi sono spiegato, cioè è come se una squadra di calcio decidesse di giocare sapendo qual è il proprio ruolo senza aver bisogno dell'allenatore. Oppure mettiamo, l'allenatore in questo caso è Beppe Grillo. Beppe Grillo è l'allenatore, ha formato una squadra e la squadra gioca. Quindi si segue tutti insieme un programma. Ok? Quindi non esiste un capo. Perché è stata fatta fuori la Casimati? Per un semplice motivo. Perché quando è stata intervistata, lei ha detto, non ha detto, abbiamo un programma e seguiremo quel programma e cercheremo di portarlo avanti. No, lei ha detto, ho delle grandi idee, se andate a vedervi i suoi video, lei dice proprio, ho delle grandi idee. Per mettere a posto Gina. Quindi quando una dice ho delle grandi idee, vuol dire che stai mettendo la tua persona, il che non va bene. Spero di essermi spiegato, perché se no veramente allora dico che la maggior parte della gente non capisce una minchia. Cioè, la differenza che c'è è che quando parla Salvini dice a me certe cose non stanno bene, non dice alla Lega non stanno bene, lui parla per conto. Ma è lui che decide la linea da seguire. Cioè, il segretario dà la linea, tutti gli altri seguono. Quindi la responsabilità è di Salvini. Se nella Lega qualcosa non va male, poi saranno loro a dire. Però loro delegano. Cioè, delegano, arrangiati, fai tu, porta tu, pensa tu, fai tu. Berlusconi, fai tu, delego tu, fai tu. Meloni, stesso discorso. Nel PD, Renzi, uguale. Renzi detta la linea, tutti devono andare dietro. Ci siamo capiti? Nel Movimento 5 Stelle? No, non c'è la linea di De Battista o la linea di Di Maio o la linea di Fico o la linea di chissà chi. Esiste la linea del Movimento 5 Stelle, cioè tutti insieme. Questo significa gioco di squadra, gioco, cioè far sì che sia la collettività. Per quello che io dico, quando tutti parlano, ma la Raggi non ha fatto, la Raggi non c'entra niente, semmai è da dire il Movimento 5 Stelle a Roma sta facendo poco, non c'entra niente la Raggi è il sindaco e fa il sindaco, ma quello che fa lo fa con tutta la sua squadra. Quindi, lo capisco che la maggior parte dei partiti, dei giornalisti, delle persone che a volte si mettono in bocca, specialmente io quando leggo i commenti, no, su Facebook, quando vedo il giornale, vedo altri giornali, il Fatto Quotidiano e quant'altro, arrivano i soliti che dicono: ah, ma no, ma guarda, ma questi di Grillini, mi sembrano un po' così, perché poi lo capisco. Ma il fatto è che allora mi danno l'idea proprio che non abbiano compreso. Ma questo lo capisco perché? Perché la maggior parte delle persone si aspetta sempre che arriva qualcuno, non che arrivi un movimento, un partito o quant'altro, ma che arrivi qualcuno a salvarli. Perché? Perché ovviamente nel corso dei secoli si è sempre avuto un punto di riferimento. Se invece il punto di riferimento diventa personale, cavolo, sai. Sembra quasi come se ti costasse tanto. Immaginate, no? Il fascismo, per esempio, Mussolini sì, si rivolgeva alla Camera dei Fasci, però lui era più interessato a comunicare col popolo,
Fateci caso, andate a vedere i filmati. Io non so se avete mai visto filmati di Andreotti che parla col popolo, oppure di Craxi che parla col popolo, non ne trovate, ma di Mussolini che parla al popolo, sì. Quindi, cosa vuol dire? Che lui non aveva, non voleva, come dire, interagire con pochi eletti, voleva interagire direttamente col popolo. Cioè, il discorso era: volete voi? Cioè, voleva condividere la responsabilità con tutti. Ora, non vi dico che qui stiamo parlando di una persona che voleva condividere. Invece qua, nel Movimento 5 Stelle, si è fatto proprio il contrario. Cioè, non è più una persona che condivide con tutti, ma è tutti che vogliono condividere con tutti. Ci siamo capiti? Cioè, ci arrivate? Cioè, Beppe Grillo cosa ha fatto? Non è che ha candidato, ha detto: scegliete fra di voi un tot di persone, chi si sente di andare però sa che deve portare avanti un programma. Cioè, quelli che se ne sono andati, quelli che hanno deciso per esempio di staccarsi dal movimento e poi mettersi nel gruppo misto, oppure alcuni che sono andati a finire direttamente nel PD, perché sono andati lì? Perché non se la sentivano. Non avevano compreso, non avevano capito che non si sta parlando di delegare. Certo, è facile delegare, no? Dire: vabbè, senti, segretario, tu fai detta la linea che io ti vengo dietro, quindi qualsiasi cosa, per me va benissimo. Questo cosa vuol dire? È levarsi da una responsabilità, cercare di fare gli arraffoni, quindi di fare i furbi, per delegare. Ma fate il contrario, cioè prendetevi in mano la situazione, una fetta. Perché quando uno dice l'Italia è nostra, l'Italia siamo noi, e beh, però allora bisogna metterla in pratica questo, quando si dice sì, l'Italia siamo noi. Non l'Italia siamo noi, però ci pensi tu, se no così diventa troppo comodo. Cioè, quando si è chiamati, non è che uno si propone, perché sennò diventa sempre, quando si è chiamati a fare il proprio dovere, uno deve fare il proprio dovere. Ed è quello che la maggior parte della gente non ha compreso, non ha capito. E io continuo a vedere certe battute di certa gente, perché? Perché sono troppo abituati ad avere: ma sì, tanto ci pensa quello. Ecco perché l'Italia è andata a finire, cioè sta finendo in questo modo. Proprio perché a furia di dire ci pensa quello, quello ci si sta pensando a mettertelo nel culo. E non per niente il PD ha dimostrato che metterlo in culo è un bel piacere, tant'è vero che sono diventati tutti culatoni. Cioè, non è una battuta, dovrei far ridere, ma non fa ridere. È lo stesso discorso di quando io spiegavo il mercato, di come funzionava. La maggior parte della gente, anche oggi, stamattina, mia moglie mi ha detto che di una signora che si è presente, che si sono presentati due, gli hanno raccontato la favola del giorno. E poi praticamente questa si è trovata con un contratto cambiato, ma non aveva compreso che tre fatture, cioè che quando tu chiudi un'azienda, cioè quando tu hai chiuso un contratto con un'azienda elettrica e arriva l'altra, è ovvio che che c'è il rischio che ti arrivino delle fatture nello stesso periodo. Perché questo? Perché dipende sempre dal periodo di fatturazione, che può essere di 3 mesi o di 2 mesi. Ma la gente non guarda mica le fatture, quando arriva da pagare, paga. Se paga poco è contento, se paga tanto non è contento. Non capisce il periodo, cioè non guardano i mesi. Stai pagando un mese, stai pagando due, stai pagando tre, io ti posso far pagare poco e magari ti ho fatto pagare solo un mese. No, loro guardano il pezzo di carta, la fattura. Capisco che l'età, tutto quanto, però e questa è la differenza. Cioè, quello di non comprendere, eppure le persone ve lo dicono, quando un portavoce del movimento vi dice: svegliatevi, cioè veniteci a dare una mano, parliamone, venite ad ascoltare, certo, sempre nella propria disponibilità. Cioè, uno deve anche avere il tempo, o comunque avere, cioè, se la cosa viene fatta nella sua città, oppure se viene fatta in un'altra città, magari non hai soldi per fare quel viaggio lì. Però sta di fatto che devi capire, almeno non dico, non pretendoti che si vada in quella città lì, ma perlomeno che uno comprenda il discorso. Cioè, se ti dico, nel Movimento 5 Stelle ti dicono:
Avete mai sentito Di Maio? Io ho un'idea di un'Italia? No, il movimento ha un'idea di questa Italia. Si parla sempre del movimento. È quello che non ha fatto la signora Casamati, e con lo stesso discorso di Pizzarotti. Perché Pizzarotti era stato escluso? A prescindere del fatto che aveva nascosto, ma per un semplice motivo, perché anche lui aveva questa idea. Io ho un'idea della città, di come sistemare i conti di questa città. Avete sentito il sindaco di Livorno? Il sindaco di Livorno non dice io ho cercato, no, il movimento ha cercato, perché la responsabilità è di tutti, del suo gruppo. Ovviamente, cioè non è che adesso si pretende, però se ne parla con tutti coloro che fanno parte del movimento di Livorno. Se non se poi se uno ha bisogno può anche andare oltre, tant'è vero che è venuto anche qua a Genova. Ma il punto è che si parla sempre del movimento, ragazzi. Cioè cercate di distinguere le varie differenze. Se volete la responsabilità, fate parte del Movimento 5 Stelle. Se volete delegare, andate a cercarvi gli altri partiti. Cioè, il Movimento 5 Stelle siamo noi, tutti. Tutti coloro che votano il Movimento 5 Stelle, devi entrare nel Movimento 5 Stelle, cioè devi partecipare. Vuoi delegare? Vai negli altri partiti, delega. Poi però non ti lamentare se poi se te lo infilano ben bene. Tutti quelli del PD delegano. Delegano a Renzi e poi però non devono lamentarsi poi se Renzi va a cercare i voti all'estero, cioè va a cercarseli tra gli extracomunitari, che poi non è detto che quelli siano tanto disposti a votarli, anche perché fino ad ora, anche se li prendi, non possono votare, però vedrai che piano piano troveranno il modo per cercare di acquisirli. D'altronde hanno sempre fatto così, la vecchia DC, per chi è conscio della vecchia Democrazia Cristiana sa come funzionava. Quindi, lo ripeto per l'ultima volta, non lo dico a voi che mi seguite, perché so che quelli che mi seguono da tanto ormai l'hanno compreso, ma se per caso dovesse sentire tra i vostri amici e amici degli amici che c'è qualcuno che non ha ancora capito come funziona il Movimento 5 Stelle e non voglio sentire quei discorsi del ma tu non sai, non conosci Beppe Grillo, ma tu lo conosci Beppe Grillo che ha avuto un'incriminazione. A parte il fatto che Beppe Grillo, allora, la vita privata di Beppe Grillo e tutto quello che Beppe Grillo ha fatto, lo sa anche Beppe Grillo. Lo sappiamo, noi di Genova sappiamo benissimo qual è stata la vita. Ma ragazzi, una persona può anche redimersi. Cioè, non è che se uno da giovane, chi è che da giovane non ha fatto qualche minchiata? Sapete quante minchiate ho fatto io da giovane? Cioè, e allora per questo mi dovete colpevolizzare? Perché pensate che magari io avessi, cioè, uno perché ha fatto delle minchiate, allora bisogna. Cioè, i signori che dicono che lui ha avuto una condanna, stanno parlando di una situazione, di un incidente, che è successo quando era ancora giovane. Stiamo parlando di 30 anni fa. Quindi sono passati 20 anni che ancora non c'entrava lui, cioè non, il Movimento 5 Stelle era solamente, cioè proprio fuori, non impensabile. Ora, una persona magari cambia, cioè non è che fosse un delinquente, dici ma sai, era un delinquente, no, era una persona di spettacolo che viveva come tutte le, in quei tempi lì, come tutte le persone di spettacolo, che non è che. Presidente Claudio Cardinale, cioè, quanti errori ha fatto? Prendete, non so, Carmen Russo, cioè, avrà fatto delle scemate. Cioè, come tutti la gente dello spettacolo, le scemate erano all'ordine del giorno. Se volete qua a Genova, di calciatori, e quanti hanno fatto delle cazzate qua a Nervi? Cioè, ve ne potrei fare un elenco. Ex genuani e ex sandoriani. D'altronde io stesso li ho visti fare alcuni di gente importante fare delle minchiate. Però non vuol dire per questo che non sono diventate persone rispettabilissime o che comunque non abbiano fatto delle cose fantastiche.
Cioè, il punto è che un conto è giudicare la vita privata di una persona, un conto è giudicarlo per quello che lui ha avuto. Poi c'è gente che tira fuori, ma beh sì, però la Casaleggio Associati aveva al suo interno uno che aveva una lobby, che poi quel signore lì, che praticamente era uno che è entrato nella società, ma non c'è più da un pezzo, proprio per il fatto che gli attivisti si sono accorti che questo qui aveva dei conflitti di interessi. E quindi è stato obbligato a cedere le sue azioni e basta, ma però riguardava Casaleggio, non riguardava il Movimento 5 Stelle. Cioè, il punto, cioè, vi faccio capire una cosa. La FCA è proprietaria della Fiat, dell'Iveco, della Ferrari, ma la contabilità della Ferrari non potrà mai essere messa come dire, paragonata o messa insieme con quella della FCA, cioè della Fiat, oppure, non so, con quella dell'Alfa Romeo. Cioè, io posso essere proprietario di tre negozi, cioè di tre attività, ma devo mantenere la contabilità separate di tutte e tre le attività. Poi dei soldi, quelli sono affari miei, ma la contabilità devono essere separate. Non posso mescolare le carte perché la finanza mi farebbe un culo come una casa. Ovviamente io, per il momento, non ho nessuna attività, eh. Quindi stesso discorso per quello che riguarda Grillo, cioè Grillo è un garante e proprietario del simbolo, ma non c'entra niente, cioè non è che voi non lo troverete mai su Rousseau a fare comizi o magari se vederlo che scrive qualcosa su, perché è un normale cittadino, volendo potrebbe farlo, ma non lo trovate, e come non lo troverete. Non va, cioè lui mette nel suo blog, e poi ognuno commenta, perché il blog è suo. Poi lui fa i suoi spettacoli, tutto quanto, ma da qui a dire, ma lui è il capo, ma lui è quello, è la Casaleggio che dice, la Casaleggio lavora per i fatti suoi, è una società che lavora per sé. Ma non è che lo dico io perché sono io, ma basta, cioè siete liberi di andare a vedere, cioè. Poi, se uno vuol chiedere un'opinione a Davide Casaleggio, perché, cioè, è un attivista e quindi come libero attivista può dire la sua. E non capisco perché la gente debba prendersela. Cioè, d'altronde, se voi fate caso, in ogni partito ci sono le fondazioni, ma voi non sapete chi sono, chi c'è dentro la fondazione? Nel PD, per esempio, il numero uno è De Benedetti. E voi pensate che De Benedetti, che c'ha la tessera numero uno, che vuol dire che comunque è colui che sovvenziona, quindi, perché se hai la tessera numero uno, vuol dire che sei quello che ha dato più grano. Volete dire che non mette becco? Che non decide, non va che a telefonare al segretario e dire: oh, amico, cosa stai facendo? Io penso di no. A Berlusconi non ce n'è bisogno, se vi dico che nel Movimento 5 Stelle siamo tutti, vuol dire che la voce, cioè ciò che viene deciso a larga maggioranza nel movimento, quando qualche attivista ne fa richiesta. È ovvio che poi ci sono gli incarichi istituzionali, e quindi ognuno, cioè, come, non è che uno va a dire a chi è attivista: oh, mi raccomando, se non riguarda il movimento, non riguarda il movimento. Quindi, se io devo portare avanti un programma, porto avanti il programma, però per quanto riguarda il mio lavoro, quello sono affari miei. Il mio lavoro me ne occupo io, però se lavori dentro un'istituzione che comunque devi portare avanti un determinato discorso, a seconda della politica, tu vai a vedere e dici: aspetta un po', quello che ha deciso questo partito qua fa parte del nostro programma? No, e allora non ce ne frega niente. Oppure se rientra in qualche maniera nell'interesse generale, se ne può discutere, se ne parla e vediamo cosa decidono. Avete capito? Cioè, questo è il sistema Movimento 5 Stelle.
Questo che molti giornalisti ancora oggi, visto che sono passati tanti anni, ancora oggi non hanno compreso. E io spero che voi l'abbiate capito. Ok?